Ci ritroviamo anche questo weekend per l'ultimo appuntamento del mese con WhatsApp on Spazio Games, la nostra videorubrica in cui facciamo il punto sulle novità più bollenti dei giorni appena trascorsi. Partiamo con un tema al quale i videogiocatori, loro malgrado, si trovano spesso legati, ossia l'associazione tra videogame e violenza. Intervistato in merito, il celebre John Romero, noto soprattutto per i suoi lavori su Doom, ha espresso il suo punto di vista, dando un po' voce a tutti gli appassionati di videogiochi. Secondo Romero, infatti, i videogiochi sono figli della nostra cultura e non il contrario. Non è un problema di contenuti dell'intrattenimento o del giocatore, ma delle armi in sé, di come ci si accede. Romero ha anche fatto notare che sebbene i videogiochi con gli stessi contenuti siano accessibili in tutto il mondo, nei diversi paesi ci sono manifestazioni di violenza molto diverse tra loro. Sarà bene pensarci su, insomma, prima dei prossimi strali che additeranno i videogiocatori come potenziali assassini. Rimaniamo a cavallo tra il mondo reale e quello virtuale per svelarvi che Watch Dogs 2 includerà nella sua riproduzione di San Francisco anche una parodia di Donald Trump. Il candidato repubblicano alla Casa Bianca non sarà rappresentato direttamente, ma nel gioco potremo trovare affissi dei manifesti inconfondibili che lo canzoneranno. Succederà qualcosa di simile anche a Kinect, che nella sua prima versione aveva problemi a tracciare i movimenti delle persone di colore. Il nostro protagonista Marcus, a sua volta, si ritroverà ad avere a che fare con l'AI di un'auto che non vorrà saperne di individuarlo. Non può certo mancare una nuova parentesi su Nintendo Switch. Nintendo ha infatti voluto precisare nuovamente che i gameplay visti nel trailer di anteprima sono stati applicati in post-produzione sulla console e sul televisore presente. Si tratta di una scelta abituale, visto che tramite la solita ripresa si riuscirebbe a stento a vedere cosa sta venendo trasmesso sul monitor. Si tratta comunque di materiali che dovevano solo dare l'idea del funzionamento e della filosofia della console ibrida. In merito ai giochi che si sono visti, però, la compagnia continua a mantenersi nel silenzio più assoluto, facendo sapere che annuncerà i videogiochi in arrivo su Switch solo quando la release sarà più vicina. L'appuntamento, fissato nei giorni scorsi, è per il 12 gennaio, quando in una diretta dedicata scopriremo prima di tutto il prezzo e la data d'uscita precisa della piattaforma, oltre ai primi giochi di lancio che l'accompagneranno sul mercato. Nel frattempo, il presidente Kimishima ha già svelato che la casa di Kyoto si aspetta di distribuire al lancio almeno 2 milioni di Nintendo Switch. Piccolissime novità anche per l'altro annuncio caldo della scorsa settimana, quello di Red Dead Redemption 2. Mentre i lavori sul gioco proseguono in vista dell'uscita nel prossimo autunno, Take-Two sta già spendendo parecchi soldi per la promozione del titolo. I passaggi televisivi del trailer di annuncio infatti sono già andati a costare $1 milione. Immaginiamo a quali sborsi la compagnia sarà disposta a arrivare via via che l'uscita del gioco si farà più prossima. Segnaliamo anche ai nostri lettori interessati al gioco che The Tomorrow Children, disponibile su PlayStation 4 dallo scorso 6 settembre, è già arrivato a un momento di svolta. Il titolo è infatti passato ad un modello free-to-play, il che significa che potete scaricarlo senza sborsi da PlayStation Store. Sapete che è passato al free-to-play anche Evolve, che però ora sembra essere finito definitivamente in archivio per i ragazzi di Turtle Rock Studios. La software house ha infatti annunciato che il supporto per il gioco è terminato e che non ci saranno quindi più aggiornamenti né nuovi contenuti. Il gioco era uscito originariamente nel febbraio 2015 ed era diventato free-to-play solo su PC lo scorso luglio. Abbiamo parlato anche di un rumor parecchio interessante relativo a GTA Online. Secondo voci di corridoio, infatti, Rockstar starebbe pensando di introdurre in un piano quadriennale alcune città ben note agli appassionati della serie. Le indiscrezioni parlano di Liberty City a settembre 2017, Las Venturas e San Fierro a ottobre 2018 e Vice City intorno al 2020. Ovviamente, prendete con le pinze queste informazioni fino a prova contraria. Arriva una buona notizia da Resident Evil 7 che a quanto pare non dovrebbe subire ritardi sulla sua tabella di marcia. I lavori sul videogioco sono infatti completi al 90%, in linea con l'uscita fissata per il prossimo 24 gennaio. Segnaliamo anche ai nostri lettori che il gioco sarà ufficialmente doppiato in italiano. Buone nuove anche dal fronte Final Fantasy XV, dal momento che Square Enix ha annunciato che il gioco, dopo i suoi tempi di sviluppo notevoli, è ufficialmente entrato in fase Gold. Il titolo è quindi completo e sta vedendo la masterizzazione delle sue prime copie in vista dell'uscita del 29 novembre su PlayStation 4 e Xbox One.
Se dovete ancora recuperare Kingdom Hearts e siete in attesa del prossimo Kingdom Hearts 3, vi segnaliamo che in settimana Square Enix ha annunciato ufficialmente Kingdom Hearts 1.5 più 2.5 Remix. Grazie alla raccolta, che è prevista su PlayStation 4, potrete quindi recuperare tutti gli episodi principali della serie che vi consentiranno di farvi il contesto necessario alla comprensione di Kingdom Hearts 3. L'appuntamento è fissato per il prossimo 31 marzo. Chiudiamo con le nuove tecnologie in arrivo sia in casa Microsoft che in casa Sony. La prima ha infatti annunciato che nel 2017 arriveranno una serie di visori per la realtà virtuale compatibili con Windows e a partire da $299. Questi ultimi saranno realizzati da partner come HP, Acer, Lenovo, Dell e Asus e dovrebbero consentire una VR più accessibile per tutte le persone interessate. Sony invece ha presentato i controller pro di terze parti per la sua PlayStation 4. Si tratta di Raiju firmato da Razer e di Revolution targato Nikon. Trovate tutti i dettagli tecnici consultando la nostra notizia dedicata che vi proponiamo nel link in descrizione. Anche per questo weekend è tutto, Spazio Games vi dà appuntamento a sabato prossimo per un nuovo episodio del nostro video WhatsApp.